Una nuova giornata si apre su Roma e sulla clinica Life. Angiò cerca di capire chi sia Dorian, così Nicoletta si propone di aiutarlo. Diego supplica Giovanna, vuole tornare insieme a lei, ma la donna è ancora molto risentita per quanto accaduto in Brasile. Successivamente, la donna spiega a Diego che è tornata in Italia per chiedergli il divorzio. Tilly e Luciano sono al bed and breakfast. Entrambi parlano della loro relazione, molto serena, e successivamente Luciano si propone di aiutare Giovanna e Diego ad una riconciliazione, così ne parla pure con Tilly. Tilly spiega che le cose stanno peggio di quanto si pensi. Giovanna e Diego sono sui suoi due migliori amici, ma teme che questa volta non ci sia più niente da fare. Asia, intanto, visita Martina. La giovane, per la prima volta da paziente, stringe un ottimo rapporto con la ferrista. Martina però ha dei ricordi offuscati e Asia teme per la sua incolumità. Così decide di non stancarla eccessivamente e dopo averla salutata, lascia la sua stanza. Michele sta per raggiungere l'ufficio alla Life quando, vicino alla sua auto, trova una lettera minatoria. Successivamente va da Diego, che sta prendendo una tazza di caffè. Michele dice a Diego delle lettere minatorie e che non vuole assolutamente rischiare. Ha una moglie e un figlio che lo aspettano a Napoli. Diego apprezza la sua sincerità e forse pensa che Michele si sia già esposto molto. Così l'intima di lasciare il caso. Luciano intanto ospita Dante a casa sua. Il confronto, molto serio ma anche pacato, tra Luciano Mauri e Dante riguarda proprio la scelta di Dante di voler intraprendere la carriera musicale. Dante dice che se ha aperto il bed and breakfast con sua figlia, l'ha fatto solo per poterla accontentare. Luciano si arrabbia per questo e dice a Dante di seguire la sua strada, ma prima di chiarire le cose con sua figlia. Eleonora intanto va da Andrea e rimarca a suo figlio l'astio che ha con Diego. Successivamente gli rimarca il fatto che Diego ha portato a fallimento una clinica brasiliana. Andrea ribatte che Diego è una persona con molta stima e soprattutto una persona con un grande rispetto verso la professione e pensa che sia tutto causa di un forte complotto. Eleonora dice ad Andrea di stare molto attento, dopodiché se ne va. Andrea rimane piuttosto male dalla reazione di sua madre e così decide di affrontare Diego successivamente. Diego prende informazioni su Eleonora, sulla madre di Andrea, e pensa che quella donna abbia a che fare con quanto gli sta accadendo. Andrea scuote il capo, non può dire queste cose su sua madre e dice che presto lascerà la clinica Life. Alberto rincasa quando vede Rossella piuttosto titubante e giù di morale. Rossella dice ad Alberto che vuole lasciare Roma. L'incontro con Gomez ha provocato in lei un forte timore e ha paura che possa succederle qualcosa. Massimo intanto vede che Sonia ha ricevuto un SMS strano e inizia così ad ingelosirsi. Dopodiché Sonia rincasa dopo la riabilitazione. Massimo non dà a vedere la sua preoccupazione, ma teme che Sonia possa vedere qualcun altro. Nicoletta va da Angiò e capisce che Dorian è figlio di una ragazza madre e per questo ha deciso di non dire niente alla Life. Angiò si arrabbia con lei, doveva assolutamente avvisarlo prima di aver preso decisioni affrettate. Eleonora contatta il suo complice, ha un lavoretto per lui. E il lavoretto è quello di far manomettere i freni dell'auto di Diego, l'uomo che l'ha portata alla rovina e ha rovinato anche il suo compagno in Brasile. Giovanna va da Martina. La donna inizia a ricordare qualcosa. Ricorda di aver lavorato in passato alla Life e di aver vissuto per molto tempo a Bruxelles. Giovanna è molto felice di questo e così decide di tenere al corrente Tilly, ma anche Freddy. Massimo non ce la fa a trattenere la curiosità e così dice a Sonia di aver spiato il suo cellulare. Sonia se la prende moltissimo, non ha fiducia in lei, ma
Ma Massimo dice che forse Giada lo sta tradendo con qualcun altro, dopo aver ricevuto un SMS strano con la scritta "Ci vediamo al solito posto, ti voglio bene". Sonia scuote il capo. Quell'SMS era di una sua amica che non vedeva da molto tempo, ma probabilmente Massimo non ha più fiducia in lei. Così, in un impeto, Sonia lascia la capitazione. Nel pomeriggio, Tilly vede proprio suo figlio, lacerato dal dolore in seguito alla fine della sua storia con Sonia. Tilly dice che sarà una crisi passeggera e che tutto tornerà come prima. Luciano sta sistemando alcune casse all'interno del bed and breakfast, nonostante sua figlia gli abbia detto di non fare sforzi eccessivi. Ad un tratto, Luciano avverte un forte dolore al petto e successivamente si accascia al suolo.